quanti anni ha l'umanità? Beh, il nostro universo ha ben 14 miliardi di anni, la nostra Terra ne ha quasi 5 miliardi e la vita ne ha circa 3,5 miliardi. La nostra specie, Homo sapiens, è comparsa solo negli ultimi 200.000 anni, che tutto sommato è relativamente quasi nulla. Eppure, in così poco tempo abbiamo profondamente cambiato il mondo in cui viviamo e quasi ovunque si vada sia una traccia della nostra esistenza. Inoltre, ora più che mai, si ha una maggiore concentrazione della popolazione mondiale in grandi e caotiche città, dove la vita non si ferma mai, dove milioni e milioni di persone vanno avanti nelle loro vite attive e frenetiche, in una realtà che non si arresta mai, in cui conta ogni secondo. Ma cosa accadrebbe se tutto questo si fermasse per solo un secondo? Un secondo ovviamente non sembra molto, quella schermata bianca che avete appena visto un attimo fa, per esempio, è durata esattamente un secondo. È facile pensare che nulla di significativo accadrebbe in così poco tempo, e invece accadrebbero alcune cose davvero interessanti e sorprendenti, a cui probabilmente non hai mai pensato. Per rendercene conto, dobbiamo pensare al fatto che una macchina che viaggia, per esempio, a 100 km all'ora, in un solo secondo percorre circa 28 metri, una lunghezza cioè pari a quella di un campo da pallacanestro. Inoltre, maggiore è la dimensione e la massa del veicolo, maggiore è la forza sprigionata dall'eventuale impatto con un altro veicolo. E se l'altro veicolo trasportasse prodotti facilmente infiammabili, tossici o addirittura esplosivi, lascia a voi immaginare cosa accadrebbe. Per non parlare se ciò accadesse ad un pilota di un aereo, durante la fase di decollo o atterraggio. In particolare, durante l'atterraggio, la velocità degli aerei di linea varia tipicamente tra i 250 e i 280 km all'ora, e quindi un aereo di linea in un solo secondo percorre circa 74 metri. In una tale situazione, e ad una distanza sufficientemente ravvicinata al suolo, l'aereo urterebbe contro le piste di atterraggio con una forza d'impatto di ben oltre un milione di newton. Già. Questi sono alcuni degli eventi più disastrosi e di maggiore impatto che potrebbero accadere nell'arco di un solo secondo. Ma cosa accadrebbe a noi se ipoteticamente sparissimo per quel solo secondo? Ricompariremmo esattamente nello stesso punto in cui eravamo un secondo prima, senza alcuna differenza? Beh, in realtà no. Dopo quel secondo non ci ritroveremo nello stesso punto, a dire il vero non saremo nemmeno qui sulla Terra, bensì in mezzo allo spazio, in un punto molto remoto e distante dalla Terra. E come mai? Beh, tutto ha a che fare con la velocità e l'inerzia. Nulla nell'universo è fermo, cioè in uno stato di quiete, bensì qualsiasi cosa è in costante movimento. Anche se in questo momento che stai guardando il video, apparentemente sembra che non ti stai muovendo, sei comunque sottoposto ad un costante moto. Alcune cose si muovono molto velocemente, mentre altre si muovono molto lentamente. Molti pensano che l'animale più veloce al mondo, per esempio, sia il ghepardo, che è capace di correre ad una velocità massima di ben 109,4 km all'ora, che è sicuramente impressionante. Ma in realtà il rapidissimo falco pellegrino è il vero re della velocità, l'animale più veloce in natura, capace di viaggiare, in picchiata, ad una velocità di oltre 389 km all'ora, ovvero ben oltre il triplo della velocità di un ghepardo. Le particelle dentro il grande collisore di adroni, un acceleratore di particelle situato presso il CERN di Ginevra, utilizzato per ricerche sperimentali nel campo della fisica delle particelle, che è anche la macchina più grande mai stata costruita dall'uomo, con una circonferenza di circa 27 km, è capace di accelerare le particelle fino al 99,99% della velocità della luce. Stiamo parlando di una velocità di quasi 300.000 km al secondo, mentre una lumaca viaggia alla grandiosa velocità di soli 0,008 metri al secondo. Anche il nostro pianeta, come tutti sappiamo, è in costante movimento. Ruota attorno al suo asse a circa 460 metri al secondo e viaggia attorno al Sole a 107.000 km all'ora, ovvero 29,7 km al secondo. Pertanto, una persona sulla Terra, anche se sta apparentemente ferma, in realtà è sottoposta a questi due moti.
La Terra, l'atmosfera e tutte le cose che sono presenti sulla sua superficie sono sottoposte allo stesso moto rettilineo uniforme. Dunque, qualsiasi oggetto che si trova sulla Terra si muove alla stessa velocità e nella sua stessa direzione. In quanto corpi fisici, tutte le cose sono quindi sensibili alle accelerazioni, ma del tutto indifferenti alle velocità. Dunque, e per fortuna, non sperimentiamo queste grandi velocità del nostro pianeta, dato che siamo tutti presenti nello stesso stato di inerzia, ovvero nello stesso sistema di riferimento. Ma se scomparissimo, anche per un solo secondo, in quell'arco di tempo cesseremo di far parte di quel stato di inerzia o sistema di riferimento, e perciò non ci ritroveremo più dove eravamo prima. Ed è proprio questo il motivo per cui prima ho detto che dopo la nostra ricomparsa ci saremmo ritrovati in un punto distante nello spazio, perché nel frattempo la Terra si sarebbe già spostata di diversi chilometri, senza di noi. Ma bisogna prendere in considerazione altre velocità. Ho già parlato del moto di rotazione e rivoluzione della Terra, ma non è tutto. Nulla è fermo. Dunque anche il nostro Sole si muove e viaggia ad una velocità stimata di 230 km al secondo attorno alla nostra galassia, la Via Lattea. E quanto velocemente si muove anche la Via Lattea? La velocità risulta essere assurdamente alta, pari a ben 2,1 milioni di chilometri all'ora, ovvero 583.000 metri al secondo. Pertanto, scomparendo e riapparendo dopo un solo secondo, ci ritroveremmo rispettivamente in coordinate spaziali completamente diverse. Ed essendo stati sottoposti a tutti i quattro moti menzionati prima, la somma vettoriale di tutti quanti risulterebbe nella nostra ricomparsa in un punto dell'abisso cosmico, sconosciuto e distantissimo dal nostro pianeta. Tutto questo potrebbe suonare sia molto interessante ed affascinante, ma anche un po' spaventoso. Ma tutto ciò è pura astrazione, ovviamente, e un avvenimento simile non potrebbe mai accadere. Nonostante tutto, molto spesso, e anche come abbiamo potuto vedere in questo video, questi ragionamenti ipotetici ci aiutano ad imparare molte cose nuove ed interessanti sul nostro universo, a cui probabilmente non avremmo mai prestato attenzione. È un modo per aprire la nostra mente e apprezzare e sfruttare il dono dell'immaginazione. In particolare, questo ci insegna quanto davvero sia dinamico il nostro universo e quanto siano importanti i principi della fisica, come l'inerzia, che molto spesso tralasciamo o prendiamo per scontato, ma che sono in realtà indispensabili per la nostra stessa esistenza e sopravvivenza in questo pianeta.